E il Buff invece era una formula abbastanza buona che somiglia al Neutral, diciamo, di Minerals Will Work For You. E infatti c'è anche una tonalità che si chiama Light Neutral, mi pare. E comunque c'è scritto sul sito che sono indicati per chi ha i sottotoni neutri con un pochettino, diciamo, più di sottotono marrone, diciamo, giallo-marrone. Infatti, diciamo, sono secondo me le tonalità più normali. E poi gli olive non li ho provati perché sono molto gialli, appunto io di olive non vi so dire molto, non me ne intendo molto, però so che molte ragazze si trovano bene con gli olive. Quindi nel complesso il mio fondotinta di Everyday Minerals non sono tra i miei preferiti, a parte la formula Original Glow. Ah, magari vi può interessare vedere per esempio di riferimento il Buff Perfect che io voglio vendere perché appunto su di me non sta benissimo. Fa un effetto un po' grigio proprio perché non è il mio cioè gli manca quel sottotono giallo. Questo è il colore Ivory, farvi vedere. Questo è il colore Multitasking. Questo è il colore Fawn, vedete, Fawn è molto più giallino. Ivory dovrebbe essere, non mi ricordo in che categoria è. Comunque vedete le differenze tra i vari colori sottotoni, insomma. Poi passiamo a Buffed. Allora, Buffed è una nuova scoperta, è un sito canadese e praticamente una cosa di Buffed è che praticamente le spese di spedizioni vengono pochissimo, però in relazione al fatto che come formula antidogana Buffed spedisce soltanto bustine, cioè non spedisce jar, spedisce solo bustine e per bustine intendo sample e refills che sarebbero diciamo le buste più grandi riempite di la stessa quantità di prodotto che c'è praticamente nella jar, però in busta. Spediscono in una semplice busta da lettere. Ve la prendo perché mi è arrivata da poco. Una busta da lettere così, vedete, e la marca è questa, Buffed Cosmetics. Allora, i fondotinta di Buffed sono fantastici. È quello che ho addosso io oggi, è un fondotinta di Buffed. Sembra che ho la pelle grassa, ma in realtà è conseguenza della luce. Io ho preso dei sample. I sample vengono, considerate che essendo in Canada i prezzi sono in dollari canadesi. I sample vengono intorno a 1 euro, mi sembra, l'uno. Sono penso i fondotinta più coprenti che abbia mai provato. E pensate che io ho provato soltanto le formule meno coprenti. Perché sul sito ci sono tre formule, che sono Light, Original e Conceal. Light è quella più indicata per chi ha la pelle tipo me secca, diciamo, ed è anche la formula a coprenza minore. Original è la formula classica e va bene un po' per tutti i tipi di pelle, ha una coprenza maggiore. E poi c'è la Conceal, che invece all'interno ha praticamente il caolino, e è indicata proprio per le ragazze che hanno la pelle grassa, con tendente acneica, diciamo, e è la formula più coprente. Allora, io vi dico solo che avendo provato la Light è una cosa incredibile, cioè la Light già è coprentissima, l'Original ancora di più, io posso solo immaginare quello che è la Conceal, che non ho provato perché comunque il caolino con me con la pelle secca non va bene. L'unico problema, diciamo, è stato che non ho trovato proprio un colore che si adattasse benissimo a me. Innanzitutto vi dico che formule ci sono sul sito, ci sono Cools, Neutrals, Beige, Warms, Goldens e Olives. Allora, io ho provato Neutrals, Beige e Warms. Allora, i Neutrals sono meno neutral delle altre marche, nel senso che i Neutrals a me vanno bene. Secondo me hanno meno sottotono rosa rispetto agli altri Neutrals che ho provato. E infatti di solito, diciamo, a me i Neutrals stonano un po'. Comunque è sempre un pochettino rosato, però di meno. I warm sono troppo gialli, quindi non vanno bene. E i beige sono un pochettino troppo appunto neutri e quindi virano un pochettino arancione su di me. Diciamo che innanzitutto per chi è tipo me, cioè abbastanza chiara, vanno benissimo solo i light, mentre per chi comincia a essere più scuretta, quindi per orientarvi intorno ai medium di trucco minerale, Minerals Will Work For You. E consiglierei appunto anche qui i medium. Io ho trovato, diciamo, un compromesso mischiando quello che è il neutral light, che è questo colore qui, con il beige light. Allora, questo è quello che ho adesso addosso. Il mix tra questi due, neutral beige light, questo qui, e neutral light. La formula light è una formula appunto che ha una coprenza eccezionale. Io direi una coprenza medio alta, già la formula light, diciamo,
Mi piace moltissimo perché fa un effetto sano, cremoso, si stende bene, va bene per la mia pelle secca, però appunto non controlla molto l'oleosità della pelle, quindi se avete la pelle un po' più grassa vi consiglio le altre formule. La formula original su di me si stende un pochettino più con difficoltà, proprio in relazione al fatto che ho la pelle secca, però va abbastanza bene, diciamo, ha una coprenza leggermente maggiore ed è comunque una buona formula. E poi la consiglio, appunto, la consiglio a chi proprio ha la pelle molto grassa. Ce la faremo a finire. I fondotinta che uso tutti i giorni, che è il fondotinta di The All Natural Face. Poi passiamo al The All Natural Face. E The All Natural Face mi piace moltissimo, il fondotinta che uso tutti i giorni, penso che lo sapete. E mi piace appunto perché anche questo ha una coprenza direi medio alta, simile appunto al light, diciamo, di come si chiama? Buffed. Vabbè, per quanto riguarda The All Natural Face, diciamo, il sito è organizzato un po' male, cioè non è organizzato in sottotoni, non si capisce molto bene a che cosa corrispondono i nomi. Comunque vi posso dire che la foto che ora vi metterò è molto veritiera. Cioè, già dalla foto riuscite a capire bene i vostri colori. Quindi basatevi sulla foto piuttosto che sui nomi, perché sui nomi non ci uscite più. Perché comincia a mettere pale, poi mette light, poi mette tan, addirittura tan, che poi il tan, che di solito appunto è molto scuro, tipo sul trucco minerale, eccetera, un colore molto molto scuro. Lì invece appunto è chiaro, quindi insomma non basatevi sui nomi, basatevi piuttosto sulle foto. E vi posso dire che i pale del sito sono veramente, veramente chiari, cioè per me sono chiarissimi, quindi potete immaginare io non è che sia questa grande scurezza. Faccio un paragone tra il light warm e tra quello che è il medium beige pale. So cosa si vedrà, però credo che si vedrà che questo qua è decisamente più chiaro del light warm. Quindi i pale, scritto pale, sarebbe pallido, ve li sconsiglio perché sono troppo troppo chiari. Quindi ve li sconsiglio ovviamente se avete la pelle già come la mia o più scura. E invece vi consiglio già i light, i medium già cominciano ad essere un pochettino più scuri. Vi dico che io sono medium, quindi in tutte le altre case di solito sono sul light, invece The All Natural Face sono medium. Quindi considerate che appunto almeno un tono in più rispetto alle altre case. Io uso un mix tra medium beige warm e medium beige warmer, che sono questi due, medium beige warm e medium beige warmer. Questi sono i mix che uso io tutti i giorni. Lightest beige warm e lightest beige warmer sono questi due, somigliano al medium, a quegli altri che vi ho fatto vedere prima, solo che sono un pochettino più gialli, mentre gli altri sono un pochettino più sul beige. E allora, per quanto riguarda la coprenza, come ho già detto, direi una coprenza medio alta sicuramente. Cioè, mi coprono comunque le discromie, le imperfezioni vanno bene, e c'è una sola formula per tutti i tipi di pelle, quindi considerate questo, però è una formula appunto che va su molto cremosa, quindi stanno bene, diciamo, è una delle formule che preferisco in assoluto. E poi per finire, l'ultima casa che ho provato è G Minerals, che si chiama anche Elemental Cosmetics, che praticamente la venditrice più o meno ogni settimana cambia nome al negozio. I fondotinta sono di buona qualità, hanno una coprenza molto elevata e l'unico problema appunto è il fatto che la venditrice sia un po' strana, nel senso che per esempio adesso ha chiuso il negozio, poi lo riapre, poi gli cambia nome, è quello il problema principale. Comunque se volete sapere più o meno com'è la coprenza direi alta, secondo me vanno molto bene a chi ha la pelle grassa perché comunque sono belli spessi, diciamo. Ho trovato ancora una tonalità che mi si addice, perché c'è tipo il Fairly Light, che dovrebbe essere uno dei più chiari, è troppo rosato per me, è più chiaro del Light Rose per intenderci, sicuramente molto più chiaro, però è sempre con quel sottotono rosato. Poi c'è il Light, che invece è più giallino. Questo è il Fairly Light e questo qua è il Light. Allora, vedete Fairly Light quanto è rosa. Il Light va bene, però non so se riuscite a notare che sembra un pochettino che viri sul grigio. Vira un pochettino sul grigio il Light. E quindi non lo so, addosso sembra proprio che mi fa un effetto morto, diciamo da morto, grigio, un po' brutto. Il light medium è già una tonalità che secondo me andrebbe bene a più persone, è tipo il medium neutral di trucco minerale, Mineral Trouble for You.
Solo che appunto su di me è scuro, quindi praticamente non riesco a trovare un mix che mi soddisfi, nonostante appunto questi fondotinta abbiano una buona formula e si prestano anche molto bene ad essere applicati bagnati. E bagnati praticamente diventano coprenti quanto a quello che è un fondo liquido in pratica. Su di me seccano un pochino, quindi considerate che siete la pelle secca, non sono proprio la formula che vi consiglio. E niente, questo è tutto. E niente, spero di avervi aiutato un pochettino, di non essermi dimenticata niente. Comunque chiedetemi nei commenti qualsiasi tipo di richiesta, come sapete cerco sempre di rispondere a tutte. Vi mando un bacio e ciao!